Avevo promesso comunità, mi fermo qui non senza avervi rivolto un appello come associazione e singolarmente a ciascuno di voi a iscriversi anche a Radicali Italiani. Ce n'è un drammatico bisogno. A iscriversi al Partito Radicale, vedremo poi di portare a Demba Traoré prima possibile. Come sapete, c'è qualche problemino anche a casa di Demba, che non è esattamente troppo pino. Però insomma c'è anche questa intenzione di presentare Demba ai radicali e di presentargli i radicali, quindi speriamo di poter presto fare una cosa grande e bella qui. Infine, per il 25 aprile, mentre proseguiamo il pugilato con la questura, e credo che lo proseguiremo ancora per diversi giorni, però tra il questore di Roma e Marco Pannella una certa, cioè, credo di avere l'idea forse chiara su chi ha la testa più dura, l'appello, riprendendo quello che diceva Laura prima, se ci si riesce a organizzare con delle macchine o ad affittare un pulmino, poi vediamo se c'è bisogno di una mano, se riusciamo a darle eccetera, però sarebbe molto bello se oltre, proprio stanti gli impegni che vi siete presi, il lavoro che c'è da fare, riusciste anche a essere numerosi a Roma, perché ce ne sarà davvero bisogno. Infine un augurio, l'augurio è che questa mozione così impegnativa e così richiama, così bella, devo dire, magari i comitati nazionali, io oggi mi autodenuncio, dico che farei volentieri il cambio tra tante mozioni dei nostri comitati e questa mozione qui. L'augurio a ciascuno di voi individualmente, perché sono ogni formazione intermedia, ogni collettivo è formato dai individui. Se non c'è l'individuo, non c'è neanche questo. Allora l'augurio è che a ciascuno di voi individualmente, rispetto a questa mozione e rispetto al lavoraccio che gli organi dirigenti si sono assunti la responsabilità di portare avanti, che questo provochi in ciascuno di voi individualmente l'orgoglio di far parte di questa associazione, l'orgoglio di essere radicali, di scrivere classi radicali, ma soprattutto la voglia, quando vi alzate la mattina, di fare politica e la capacità e la motivazione per vincere la stanchezza che ti fa dire tante volte ma che faccio, vado, ma no, non vado, e di dire no, bisogna, buon lavoro.